Ciampella, presidente del consiglio era Micheletti. Sapete chi sono questi personaggi? O quelli che hanno rubato le nostre montagne. Cioè, praticamente questi personaggi, Ciampella, Micheletti, eccetera. Micheletti era un confcolliere per Arino, la montagna di Chiarino. Come dire, con atti di forza, cavilli, eccetera, aveva preso la montagna di Chiarino. La montagna di Cialente, chiamata così, sua. Lugue, no, no, Cialente la vengono chiamata di Lugue, ma Monte d'Oriso sarebbe il comune, era la montagna, diciamo, dove c'era l'uso civico, guarda caso è finito ai Ciampella. Questi Ciampella, praticamente Ciampella d'accordo con i Cialente, poi con atto di anticrisi si chiama, un fatto tecnico, praticamente è finita dai Ciampella a i Cialente. I Cialente sono stati grandi arbitri. Stiamo parlando di terre civiche. Sì, sì. Cioè della collettività. Questo è importante. Metà di quelle montagne erano come tangente di compensazione, venivano lasciate al feudatario, che era Ciampella. Però volevano anche l'altra metà. Poi l'altra metà la data, perché avete debiti con il feudatario, praticamente una montagna intera dove i nostri di torno in parte andavano a fare il carbone, si viene solo di carbone, andavano a pascolare, è finita a un privato. Così la montagna di Chiarino, quindi la nuova municipalità di questi giacobini era fatta da questi usurpatori del nostro demanio. Usurpatori di terra dei maiali. Questa è la realtà dei fatti. Ma con l'autostrada non hanno fatto la stessa cosa. Stesso discorso. Beh, c'è da dire terra demaniale e clericale. Adesso quello che sto dicendo io non ha coloriture di pace, è semplicemente storia. Ciampella, Micheletti ed altri che praticamente hanno tolto le montagne dove noi facevamo uso civico sono state i privati. Guarda, posso fare solo una cosa che riguarda il 1860. Vi è fatto venire in mente una cosa. Noi ogni anno, grazie soprattutto alla professoressa Ordella Farese, all'amico Giuseppe Raducci, a Paolo, avvocato Paolo Farese, facciamo una bella manifestazione a Sante Marie, vicino Tagliacozzo. Perché facciamo questa manifestazione? Perché lì si ricorda l'uccisione del generale José Borghessi, un catalano che cercava di andare verso Roma, venne intercettato. La cascina dove noi andiamo a depositare la corona si chiama Cascina Mastrotti. Sapete chi era di Mastrotti? Erano usurpatori di terre dei Magliari che dal 1799 sono arrivati al 1860. Un Mastrotti era il capitano della Guardia Nazionale di Sante Marie. Quindi, caro Giuseppe, mutatis mutandi, dal 1799 al 1860, non è cambiato niente, anzi se possibile si è aggravata la situazione. Perché gli usurpatori di terre dei materiali sono stati quelli che hanno abbracciato, prima di tutti gli altri, la causa unitaria e quindi si sono, come dire, venduti, magari gli stessi sindaci che erano prima con i Borboni, poi sono diventati sindaci con gli unitari. E in più delle volte sono stati usurpatori di terre dei materiali, appunto come i Mastrotti. Se a Napoli c'è il ponte della Maddalena, a noi c'è un ponte di Santa Margherita che sta a Borgo Velino, che è il ponte che da di là si passa di qua, perché ci passa il velino in mezzo. Quel ponte, tutte le invasioni che abbiamo subito, spagnoli, francesi, prima i barbari, passavano tutti lì. E così quando sono arrivati i francesi sono corsi i nostri insorgenti, messi su da Salomone, dai nostri diciamo, capi insorgenti, capi massa. Da ogni parte c'erano comunque, c'erano i Micarelli, due fratelli di Casa di Grande, c'era uno di Barano, Stefano Ortensi, un altro con l'aiuto, eccetera, che partecipavano a queste cose. Lì tutte le volte si scontravano, di qua chi difendeva, di là chi invadiva. Allora, la logica è sempre la stessa. Intanto lì si conoscevano, diceva uno, tramite il mirino, cioè, su questo ponte. Prendi lì giorni di battaglie, di guerre, sono venuti di qua. Insomma, chi è che guida? Questa è la cosa interessante. Chi è che guidava allora i francesi, che avevano bisogno pure di guida? Erano i giacobini. Quando poi sono arrivati i piemontesi, sono arrivati sempre da Città d'Italia, praticamente. Detto, chi c'erano? C'erano i Leosini, c'erano e sono gli stessi i liberali della perseguiti. Quindi, studiare il 99 vuol dire capire l'860. Allora, i contadini sempre con queste guerre dove perdevano?
E i borghesi dove vincevano? Certo. Però loro guidavano sempre gli invasori. Viva Dio, viva Dio, però l'epopea di San Fedis hanno fatto i contadini, che è passata la storia. Quindi almeno quella, nessuno la può dare. A questo punto direi di chiudere. Penso che sia stato interessante come discorso. E c'è il... Dunque c'è da...